DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Si chiama Icebox questa canzone. Questo era Omarion, questo è Radio DJ 10-19, un po' di musica nuova alternata con un po' di musica un po' più stagionata. Non te l'ha chiesta nessuno questa, ma tu hai insistito, hai insistito. A sei mesi mi dirai, mi metti quella canzone bellissima, quella che sembra Paolo Meneguzzo in inglese. Cerco di e fidarmi. Una volta dovrò dirti, ma cazzo, sono sei mesi che te l'ho messa. Cerco di fidarmi. Ho fatto pure il CD per la tua fidanzata. Niente, niente. Vabbè, ok, come quando ti do un libro da leggere, poi non lo leggi, ti do un DVD da guardare, non lo guardi. Meno male che i libri qualcuno li legge e dai libri ricava anche l'ispirazione per, adesso a parte le battute, risolvere un caso, come nel caso del caso di cui si sta parlando in queste ultime ore. Sì. È successo che un PM siciliano abbia riaperto appunto il caso di una giovane donna uccisa con 23 coltellate nel 1993, leggendo il libro di Carlo Lucarelli, che invitava appunto gli investigatori di questo caso ad usare nuove tecnologie che avrebbero permesso, se ci fossero state già appunto 15 anni fa, di risolvere velocemente questo enigma. Carlo Lucarelli, oltretutto, è anche un nostro amico e l'abbiamo quindi anche rintracciato. Buongiorno Carlo! Buongiorno a voi. Buongiorno. Come stai Carlo? Dove sei? Bene, sono attorno a casa, diciamo. Attorno a casa. Sei impegnato nella scrittura del programma televisivo? Stai leggendo i giornali? Sto scrivendo il programma televisivo, sto finendo il mio romanzo finalmente, che sono anni che ci sto dietro. Da quant'è che non pubblichi un romanzo vero? Saranno 5 anni almeno. Sì. E di cosa parla questo? Così a grandi linee? Una storia d'amore, ti immagini? Beh, è colpo di scena, sai come piacciono a lui, no? Sì, sì, anzi, è una storia di gattini proprio. Squartati, però insomma. No, c'è anche un po' di storia d'amore, è anche un noir, un romanzo storico ambientato alla fine dell'Ottocento in Eritrea, nelle colonie italiane. Urca. Quindi grande studio per approfondire l'argomento, immagino, sì, no? Infatti. È divertente essere costretti a studiare? Sì, sì, perché ti proietti in un mondo diverso, poi il mio è anche proiettato all'indietro, nel passato, quindi significa mettersi lì e immaginarsi in quel posto là. Senti, veniamo a questo caso appunto di cronaca. Sì. Tu ne hai saputo leggendo i giornali oppure il PM ti ha contattato? Non mi aveva contattato tempo fa, quando hanno riaperto le indagini, per farmi ridire tutto quello che avevo messo nel libro, in sostanza. Sì. Poi non è che ci siano delle grandi novità nel nostro libro, era la trasmissione Blu Notte che poi trascritta. Certo. Faccio io in forma di libro, e semplicemente il PM non è che abbia trovato proprio degli elementi, però rileggendo il caso gli sono venute delle idee. Certo. Poi lui e i carabinieri hanno fatto la vera indagine, io mi sono fermato solo a riraccontare la storia così com'era. Senti, tu per scrivere il libro, per raccontarlo in televisione, come sempre hai usato appunto forze dell'ordine, gente comunque impegnata in questo caso, quindi avrai parlato anche con lui forse, no? No, erano ai diversi, tempi. Erano no. diversi, perché ai tempi era un altro PM. Ah, ok, ok, quindi... Credo... Cioè per quello che poi lui si è rinteressato, okay. Era un caso che probabilmente non conosceva direttamente, insomma. Ok, spieghiamo che cosa è successo, che praticamente nel 93 questa giovane donna venne trovata morta in casa sua, uccisa con 23 coltellate, e ora appunto usando queste nuove tecniche di investigazione che tu invitavi appunto ad utilizzare, hanno scoperto che la vittima prima di morire con le dita aveva tracciato su una poltrona del divano, su un cuscino del divano, parte del nome del marito, giusto? Esatto, che è proprio una cosa questa, la realtà supera la fantasia, questo sembra profondo rosso. Esatto. Argento, naturalmente. Sì, io non è che avessi proprio, anche lì ogni tanto ci sono delle esagerazioni, indicato tecniche investigative, non è quello. Noi semplicemente mettevamo in fila i fatti, gli orari, le cose che non funzionavano, visto che quello era un caso irrisolto, che aveva 3 o 4 sospettati, tra cui anche il marito. Sì. Poi le nuove tecniche, quello è un'idea del PM, naturalmente, perché allora non si potevano immaginare. Però è così che è andata. Sulla base di ecco una cosa che però mi colpisce, il 93 non è il 1700, cioè nel 93 si poteva già comunque controllare che ci fosse una scritta con il luminolo, come diavolo si chiami questa macchina. Sì. No? Sì, però guarda che le tecniche investigative hanno proprio fatto, è come per la medicina o per la scienza, passi da gigante negli ultimi anni. Mm. Per dire il famoso DNA, no? Che diciamo soltanto pochi anni prima del 93 già non si faceva. Certo. Non era una prassi. Quindi è per questo salto di qualità delle tecniche investigative che forse è stato scoperto anche... Ti posso fare una domanda più personale, Carlo, invece? Sì. Leggendo a volte articoli che riguardano personaggi come Stephen King, no, si ha sempre l'impressione di personaggi che hanno una vita privata che in qualche modo si mischia con le cose che scrivono, e quindi personaggi, tra virgolette, un po' dannati. Te che hai sempre le mani grondanti di sangue, visto infatti. Che comunque scrivi, parli e racconti di... Non fai ogni tanto degli incubi, dei brutti sogni?
No, no, perché rimangono abbastanza distanti, okay. Poi nella vita normale, vabbè, insomma, avrò anche un po' di cose strane in giro per casa, tipo fotografie e libri, sì. Però voglio dire, poi faccio le cose normalissime della gente. Ti vesti sempre di nero comunque? Sì, quello sì. Ma quello perché smagrisce o perché ti piace il look? Quello perché smagrisce, no, vecchio ricordo di quando ero giovane, molto giovane e punk, e poi perché nel nero smagrisce naturalmente. Ah, sei no, stato punk ricordo, quindi? Sì, quando ero ragazzino sì. Okay. Dark, tutte quelle cose lì. Senti, okay. Invece io non ho seguito tutte le puntate del tuo programma televisivo, non so se tu te ne sei occupato, però forse il delitto più importante di questi ultimi 10 anni dal punto di vista mediatico è sicuramente il delitto di Cogne, no? Sì. Che rimarrà sempre un po' un mistero, nel senso che è tutto talmente chiaro che sembrerebbe già pulito, però fa impressione l'ostinazione con la quale la madre sostiene di non essere colpevole. Abbiamo visto nei giorni scorsi questa ricognizione, no? Lei che è tornata sulla casa dopo 5 anni dall'omicidio. C'è un consiglio che tu ti sentiresti di dare a quelli che stanno investigando, o secondo te hanno ormai fatto tutto quello che si poteva fare? Sì, no, nessun consiglio, naturalmente non sono così bravo da dare un consiglio. No, credo che abbiano fatto tutto quello che si poteva fare, sono entrati e usciti da quella casa 1 milione di volte, quindi credo che i RIS abbiano preso tutto quello che si poteva prendere. E poi non c'è solo quel tipo di indagini, naturalmente. Credo che lì l'indagine più grossa sia su di lei, visto che, come hai detto tu, sembra tutto chiaro, poi il punto interrogativo è lei, perché certo, il grande mistero è questa donna, mm-hmm. È stata lei o non è stata lei, e tutto dipende da cosa c'ha dentro la testa, insomma, dentro il cuore. Certo. Se è innocente e tiene, no, il punto perché è innocente, o se è colpevole, allora forse un po' matta. Senti, un'ultima domanda, Carlo. Oggi è il giorno in cui noi parliamo più spesso di libri, perché poi più tardi arriverà anche Dario Vignardi. Tu sei, oltre che uno scrittore, immagino anche un grande lettore. Un consiglio di un libro, diciamo così, da leggere che riguardi gli appassionati di gialli o comunque di libri investigativi? Non tuo, evidentemente. Beh, perché questo qua è proprio Linus, è un consiglio personale. Ho finito quelli da leggere, cosa leggo, Carlo? Te l'avrebbe chiesto in privato, ma già che c'era te l'ha chiesto per radio, insomma. Cosa leggiamo? Allora, c'è che ho letto recentemente, però il titolo non me lo ricordo, perché il titolo è l'ultimo libro di Fred Vargas. Fred Vargas. Che sembra un uomo, in realtà è una donna, è una giallista francese che scrive delle cose molto belle. Ok, Fred Vargas, consigliato da Carlo Lucarelli. Un abbraccio e buona giornata, Carlo, buon lavoro. Anche a voi. Ciao. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.